Salve, sono Sergio Malavasi di maremmagno.com e della libreria Malavasi. Oggi vorrei parlare di un problema che è importante ed è come si fa a capire se un libro antico è completo? Il problema non è banalissimo, anche perché la costruzione del libro non è stata istantanea. Forse non tanti sanno che il numero di pagina è stata un'invenzione successiva. I primi libri, gli incunaboli, il numero di pagina non l'avevano. Poi si è passati, per esempio, a numerare le singole carte, per cui si numerava una pagina ogni due, e così via. In realtà, però, praticamente da subito, i tipografi hanno inventato un sistema a loro uso e consumo che però serve splendidamente, ancora oggi, per capire se il libro è completo o no, di tutti i fogli, di tutte le carte, ed è la cosiddetta segnatura. La segnatura è un simbolo che viene messo in fondo alla pagina e che sta a significare che occorre impaginare, seguendo l'alfabeto latino, le lettere dell'alfabeto latino, in modo che ci siano tutti i fogli che debbono esserci, per cui se un libro è in ottavi o in sedicesimi, devono esserci 8 pagine o 16 pagine numerate A1, A2, A3, A4 e poi le successive 4 bianche e così via. L'alfabeto latino aveva la caratteristica di non avere la J e la U, perché era praticamente la V. Quindi adesso io vi mostrerei un libro in cui possiamo vedere la sequenza delle pagine e da cui si può notare come il libro è completo di tutte le carte, grazie proprio al registro scritto in fondo alla pagina. Questo è il registro per la lettera I ed ecco che c'è la carta I, la carta I2, la carta I3, la carta I4, seguita da 4 carte bianche perché qua c'è il segno della cucitura di queste 4 pagine. Quindi una, due, tre e quattro. Dopo, seguendo l'alfabeto latino, passiamo direttamente alla lettera K e di nuovo c'è K1, K2, K3, K4 e di nuovo 4 pagine senza nessuna lettera in fondo. Ed ecco che siamo già arrivati alla lettera L. Questa mancanza apparente di questa lettera si realizza anche al passaggio tra la lettera T e la lettera V, perché i latini, la U e la V, la scrivevano allo stesso modo.